Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. By Night Roma, Cento, Quattro, and Cinque FM. Let's begin. Dunque, vi ricorderete dei Florida perché sono stati uno dei pochi gruppi che è riuscito a fare un live durante una nostra diretta infrasettimanale. Io mi ricordo stavamo lì al sotto casa di Andrea e loro si sono esibiti live per By Night Roma. Complimenti, siete stati bravissimi. Lì mi sono innamorato di loro. Perché mi guardi quando dici perché, questa cosa? Perché mi piace anche, mi sto innamorando anche di te. Oddio. Va bene, vai, allora, vai. Allora, velocissimi, chi ci abbiamo là? Allora, qui abbiamo due esponenti dei Florida, che sono Edoardo Esposito e Alessandro Curci. Ma in realtà, adesso la domanda è: gli altri membri dei Florida, chi siete? Chi sono i Florida? Ok, abbiamo tra l'altro qui questa sera, ma non al microfono, Alessandro Caputo, chitarra elettrica. Poi abbiamo Davide Maccioni alla batteria, Giampaolo Bertone al basso e Luca Cogliante alle tastiere. Perfetto, ok. Allora, da quanto tempo suonate insieme? Ditelo ai nostri amici che ci ascoltano da casa. Suoniamo insieme da circa 3 anni. In genere facciamo risalire questa la data dei 3 anni al nostro primo live, perché abbiamo lavorato diversi mesi prima del nostro primo live e il nostro battesimo è stato il nostro primo live, quindi circa 3 anni fa. Diciamo una sorta di battesimo del fuoco, si parte, certo, da lì. Ok, perfetto. E scrivete, per curiosità, prima i testi o la musica? Questa è una cosa che mi sono sempre chiesto pure io quando sento la musica in genere, anche il vostro CD, perché io me lo sento in macchina ogni tanto. Anch'io ce l'ho, giuro, me l'avete dato, lo conservo gelosamente. Ma in genere non si cerca sempre di non seguire una regola fissa, quindi diciamo in base all'ispirazione si segue il momento, diciamo. Se ci viene in mente una musica, scriviamo prima la musica. La maggior parte delle nostre canzoni nascono prima col testo. Ah, perfetto, quindi prima la prosa e poi la poesia musicale attorno, ho capito. Allora, quanto sei poetico, questa cosa mi è piaciuta, bravo. Allora, questa sera sentiremo due estratti dal loro CD, che il primo è Roba Vecchia, quindi per riallacciarci alla domanda di prima, Roba Vecchia, per esempio, avete scritto prima? Diamo la parola anche all'altro. Prova ad indovinare i testi. Rispondo io per l'autore. In realtà Roba Vecchia è il testo, è stato scritto, il testo e musica è stato scritto da il qui presente Edoardo, ma diciamo l'arrangiamento è stato fatto con tutta la band. Abbiamo cercato di dare un'impronta abbastanza rock a una canzone abbastanza arrabbiata, insomma. Ah, quindi in tema con la puntata di stasera. Ma no? Il paroliere, il paroliere, vedi che è difficile. Quella là la volevo però dire. Io lo capisco, perché è come il demone Fabri Fibra per me tra ieri e oggi, che non lo riesco, bravissimo, a dire neanche se mi... Il paroliere del gruppo, Edoardo. Sono io. Ti prende quindi il merito di tutti i testi fatti da voi, insomma, del gruppo, dall'album. E anche di tutto il resto, in realtà. Diciamolo. Perché... Ecco. Ma voi, senti, non servite a niente. Abbiamo smantellato i Florida. E infatti, dopo che avete rovinato i Florida, almeno perfetto, a livello concettuale, io direi di andarcela a sentire questa Roba Vecchia di cui tanto stiamo parlando. Una giusto? Bella canzone, E allora, Roba Vecchia, i Florida. Sei passata come la luce dei fari, e ora tutte le altre sono spente. Ma sei talmente attaccata a ieri che per questo continui a distruggere il mio presente. E adesso ti perdo e ti metterò in soffitta, perché tu, per me tu sei soltanto roba vecchia. Thank you.
ormai ti ho messa da parte, dove non puoi disturbare. Ormai ti ho messa da parte, dove non potrai far male. Ti ho messa da parte, ormai non potrai più farmi male. Abbiamo detto che abbiamo qualcos'altro da ascoltare dei Florida, vero? Sì, abbiamo un altro pezzo e prima di andare avanti col secondo pezzo e chiudere l'intervista chiederemo dove si possono intanto ascoltare i vostri brani, ovviamente. Ok, il metodo più facile per trovarci è di andare su Facebook. L'indirizzo della nostra pagina fan è facebook.com/Florida Italia. Florida come lo stato americano, Italia come lo stato italiano. E, oppure reverbnation.com/Florida Italia oppure myspace.com/Florida Italia e la nostra mail è floridaitalia@hotmail.it. Punto? It. It. Ok, perfetto. It come Italia, ovviamente. It come Italia. Lo stato italiano, certo. E intanto ci andiamo a ascoltare cosa? Sì, l'ultima domanda prima del brano, stringiamo velocemente, le prossime date live, dove la gente vi può venire a vedere, a sentire. Ah, innanzitutto il 18 giugno suoniamo al Piper. Anche delle... voi. Anche bravo, sono tutti bravissimi stasera. Ma guarda, tutti partecipano, eh? Mi piace sto Piper. Ma guarda un po'. E il 26 giugno suoniamo a San Lorenzo, in piazza, per la Lab, la Lega Antivivisezione. Ah. Quindi venite a sentirci lì, sarà un gran bello spettacolo. Bravi, 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 belli, bravi, sono certo. Bravi, belli, bravi. Allora, adesso... li salutiamo ascoltando un altro estratto dal loro CD, Fuochi d'Artificio. Devo fare una battuta. Guarda in su per vedere la vita che fischiando passa sul mare e che illumina il cielo e le stelle, colorandole col suo colore. Esplodiamo come razzi d'estate e cadiamo come pioggia d'aprile, decolliamo e poi giù verso il suolo come fuochi d'artificio nel cielo. Radio, Radio, by Night Roma, 104.